Elpidio Maisto, secondo comizio di questa campagna elettorale, questa sera in Piazzetta Paradiso, una risposta entusiastica anche da questo rione. Una risposta eccezionale, non entusiastica, veramente molto bello, non immaginavo di ritrovare tante persone in questa serata, bellissimo, guarda, veramente eccezionale. Anche questa sera ha parlato di programmi e soprattutto ha parlato delle iniziative volte specificamente a questo che non deve essere più una periferia. Assolutamente no, noi infatti abbiamo immaginato di collegare questa periferia al centro attraverso questo nostro progetto di una pista ciclabile, ma oltre a questo percorso fisico di collegamento abbiamo immaginato di collegare anche virtualmente la periferia al centro. Noi consideriamo la città come un unicum, cioè consideriamo il tutto che è più importante di un singolo pezzo, quindi ricollegheremo tutti i pezzi della città al centro. Fra i concetti che sta esprimendo più in questa campagna elettorale è quello che lei tra 5 anni non si ricandiderà. Perché questa scelta e perché incidere tanto su questo concetto? Io penso che questa è una scelta maturata, sono convinto di questo, non è per dire, io credo veramente nei giovani, ma adesso è un momento delicato, c'è bisogno di molta praticità, molta esperienza e saggezza per portare il paese appunto in una nuova fase che ho definito rinascimentale. Un'ultima domanda, anche questa è stata una giornata intensa di campagna elettorale, i suoi avversari non le hanno risparmiato critiche, ma da quello che è emerso, mentre Sant'Arpino al centro sembra più un discorso di squadra, le altre liste sono, a vostro modo di vedere, quelle di 2 uomini al comando? Assolutamente, Sant'Arpino al centro sta facendo un lavoro di squadra, io stavo sul palco ma stavo dietro, non stavo avanti, io cerco di privilegiare gli uomini della squadra, non privilegio me stesso, quindi antepongo gli altri a me.